Gli interpreti si raccomandano. Sì, grazie. Bene, bentrovati, siamo all'ultimo panel, nell'ultimo tavolo, dedicato all'arte contemporanea allo specchio e coordina Maria Licata. Maria Licata, storica dell'arte e curatrice, collabora regolarmente con istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di mostre, progetti e pubblicazioni. Insegna storie e pratiche curatoriali alla Sapienza Università di Roma. Ha diretto il programma Arte, Architettura e Urbanistica della Fondazione Adriano Olivetti, curando programmi di arte pubblica, convegni, seminari e l'acquisizione di archivi di architetti e designer olivettiani. Dal 2011 al 2014 ha curato il programma dedicato ai giovani artisti e le residenze del MACRO, Museo di Arte Contemporanea e Moderna di Roma. Con Ilaria Gianni e Adrienne Drake ha fondato Magic Lantern Film Festival, un'indagine tematica sull'interstizio tra arte visiva e cinema. Attualmente collabora con la Fondazione Barucchello e il Maxi Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Maria Licata. Grazie mille a Giorgia, e prima di iniziare volevo fare appunto un ringraziamento a Giorgia e a Salvatore per l'invito, che è stato particolarmente apprezzato e gradito. È veramente un onore e un piacere essere qua, perché ho avuto modo di approfondire conoscenze e conoscere anche nuove realtà che trovo particolarmente efficaci ed entusiasmante. Speriamo di riuscire a trasmettere anche questo interesse, curiosità, entusiasmo verso queste attività interessantissime che stanno avvenendo sia appunto sul territorio del Salento e appunto anche a Tirana, e vedremo in particolare proprio come l'arte contemporanea può diventare veramente attivatore e motore di innovazione culturale e sociale a partire dal territorio. E inizio, chiederei di iniziare a Lorenzo Madaro, che credo che molti di voi conosceranno. Lorenzo è un giornalista, scrive sulle pagine di arte contemporanea della Repubblica, curatore molto attivo non soltanto in a Lecce e dintorni, ma anche in tutta Italia, e nonché docente all'Accademia di Belle Arti di Catania attualmente. E con Lorenzo abbiamo appunto avuto modo di confrontarci su questi, appunto, prima di preparare questo intervento, e un aspetto che mi ha molto entusiasmato del suo modo di fare è che lo definirei proprio un attivista, e proprio un lavoro che sta facendo anche di riscoperta e di ricerca su quello che lui stesso ha definito marginalità rispetto all'arte, che con grande costanza, impegno e con una temporalità dilatata, che è secondo un aspetto fondamentale quando si vuole lavorare in termini di, no, anche di riscoperta e di ricerca, e soprattutto a livello territoriale. E volevo chiedere appunto di Lorenzo di partire dal progetto Leandro 40, che ha curato insieme a Luigi Negro al Casa Museo Ezechiele di, poi questo mi correggerei, di San Cesareo. Sì, grazie. Intanto grazie a Cornelia per l'invito, grazie a Maria Licata. Ho portato questo esempio di racconto su un artista perché penso che allo stesso tempo sia un condensato di tante riflessioni e anche di tante pratiche. Ezechiele Leandro, lo dico, racconto sinteticamente chi è per chi non conosce questa figura di artista irregolare e outsider. È un artista nato qui in Salento, in un paesino che si chiama Lepile, nel 1905. È cresciuto, era orfano, quindi è cresciuto nei fatti in solitaria, poi a un certo punto con l'aiuto e il sostegno dei monaci francescani del suo paese, che l'hanno per certi versi iniziato non solo alla cultura, religiosa, anche se molto popolare, ma anche a un immaginario visivo legato a, all'iconografia religiosa. E nei
infatti, diciamo, pur non avendo una cultura in senso tradizionale né artistica né di altro genere, tra l'altro ha iniziato a scrivere tardivamente, non conosceva la grammatica italiana, e nei fatti a un certo momento della sua vita, negli anni 50, ha iniziato a fare l'artista, nei fatti, nel senso a esprimersi attraverso delle immagini, e nel piccolo, diciamo, mondo quotidiano che si era ritagliato, a un certo punto ha costruito un grande santuario, l'ha chiamato così, Santuario della Pazienza, nel giardino di casa. Quindi ha costruito all'interno di questo giardino domestico, di questo orto, o meglio, ipotetico orto, perché avrebbe potuto piantare, non so, un agrumeto come tutti i suoi vicini di casa, no, lui ha concepito un mondo in tridimensione con materiali di risulta, cemento e oggetti che trovava anche per strada o in giro per il suo paese, nelle campagne e così via. Quindi aveva anche, per certi versi teorizzato nei suoi scritti, una, diciamo, una sorta di sensibilità antelitteram nei confronti di un concetto legato proprio al recupero dei materiali di risulta. Questo già tra fine anni 50 e primi anni 60. Quando ho concepito questo luogo, questo santuario della pazienza, lo ha fatto in totale solitudine, anche per certi versi contrastato dalla sua comunità di riferimento. E queste sono alcune opere che appartengono a un collezionista pugliese che si chiama Mino De Vanna, che è un collezionista straordinario, che colleziona di tutto, da reperti archeologici alla grande tradizione, diciamo, la pittura del 5-600, tanto che qualche anno fa a Bitonto è nata la Pinacoteca Nazionale, che porta il suo nome, perché lui ha fatto questa donazione molto significativa allo Stato e così è nata la Pinacoteca. E lui stesso aveva comprato da Leandro in persona alcune opere che vi faccio vedere qui di seguito. Il mio racconto più che altro voleva, diciamo, oggi soffermarsi su un progetto che si chiama appunto Leandro 40, che ho, diciamo, concepito coinvolgendo poi Brizia Minerva e Pietro Copani, e che è stato promosso da Stragali con un'associazione di San Cesareo che si chiama Vari Arti, e che ci ha visto in questi ultimi, diciamo, 12 mesi impegnati a celebrare questo quarantennale della sua scomparsa, che lui è morto nell'81. E dopo una serie di mostre che sono state fatte negli ultimi anni sul suo lavoro, che hanno visto anche coinvolti il Ministero e altre istituzioni, e anche dopo tutta una serie di studi che io stesso avevo fatto con l'Osservatorio di Arte Outsider, che ha fondato Eva Di Stefano all'Università di Palermo, mi era sembrato il caso, diciamo, di non tornare a ragionare su una ricostruzione, anche se c'è ancora tanto da studiare, del suo lavoro, e, diciamo, in un senso più filologico, diciamo, di analisi, ma in un senso più narrativo e di interpretazione, coinvolgendo altre figure e non soltanto studiosi o storici dell'arte, come comunque ho fatto per un ciclo di talk che abbiamo appunto fatto all'interno della rassegna Leandro 40, e quindi coinvolgendo gli artisti a dialogare idealmente con Leandro. Ed è il motivo per cui abbiamo coinvolto diversi nomi, tra Cesare Pietro Giusti, che tra l'altro si è occupato molto del suo lavoro attraverso il collettivo Luca Fauso, che aveva proprio sede a San Cesareo e che ha eletto per certi versi Leandro come una sorta di nome tutelare. Questa è una foto di Francesco Spada che lo ritrae nel 79-80, ma anche attraverso altre persone, per esempio Antonio Marras, che, come saprete, oltre ad essere uno stilista, negli ultimi 10-15 anni è uscito allo scoperto anche con una sua attività di artista visivo, sia attraverso il disegno ma soprattutto attraverso la scultura. E Antonio ha concepito proprio un'opera live durante il lockdown, che abbiamo trasmesso in diretta mentre la concepiva nel suo studio in Sardegna, di omaggio a Leandro, a questo immaginario che gli appartiene anche proprio a livello semantico, proprio linguistico. Questi sono alcuni mobili che ho recuperato quando nel 2015 abbiamo fatto una grande mostra promossa dalla sovrintendenza di Bari, in varie sedi in Puglia, tra cui il Museo Gastronomico a Lecce e la Distilleria del Giorgio a San Cesareo, dove proprio in questi giorni c'è una mostra che è un po' il momento di chiusura di questo piccolo festival Leandro 40, che poi vedrà anche una pubblicazione
nelle prossime settimane di raccolta di tutta questa narrazione, di queste storie. Ma l'idea era proprio quella di raccontarlo, di portarlo alla luce attraverso sguardi nuovi, perché lui comunque è un artista che ha vissuto totalmente in una marginalità esasperata e anche sofferta, perché ha avuto un rapporto molto conflittuale con i suoi concittadini, con la sua comunità, e nei fatti aveva un'ambizione straordinaria, perché sentiva di aver concepito qualcosa di incredibile col suo santuario. Questo è il museo personale che aveva allestito a casa sua, e le foto provengono dall'archivio comunale di San Cesario, perché all'indomani della sua morte poi naturalmente c'è stato tutto un dibattito sul destino di questo luogo. Ora, questo luogo è stato abbandonato all'oblio per lunghi anni, finché non è stato poi diciamo tutelato dalla sovrintendenza, quando era ministro Massimo Brahi, che ha dato, diciamo, una svolta decisiva a questo impegno. Ma l'idea è quella di continuare a raccontare questo artista, perché oltre ad essere uno scultore, un pittore, un disegnatore, è stato anche un narratore, uno scrittore, un autore. Ci sono migliaia ancora di pagine inedite in cui lui racconta esperienze, visioni, perché aveva anche questo afflato forte ai limiti proprio con la percezione, direi. E queste sono alcune clip invece di talk che abbiamo fatto, perché l'idea era non soltanto raccontare l'artista attraverso altri artisti, ma anche raccontare alcune esperienze legate anche ai materiali, quindi coinvolgendo studiosi di restauro e altri esperti. Però ecco, l'ho portato un po' come caso perché mi sembrava interessante, diciamo, raccontare un progetto che potesse per certi versi esprimere un impegno, che è un impegno verso appunto questa marginalità, che penso che sia doverosa sia per chi fa il mio lavoro sia per le istituzioni. Insomma, credo che è il caso di continuare a impegnarsi per la riscoperta di questi artisti. Poi in Puglia negli anni 60 e 70 ci sono stati artisti che hanno lavorato in una maniera anche molto radicale, e è arrivato il momento, penso, di scrivere, diciamo, anche una storia dell'arte in questa geografia, in quel periodo, e anche fare una mostra di ricognizione su riviste, attività di ricerca, gruppi che ci sono stati e che hanno avuto un respiro molto ampio e che oggi non conosce praticamente nessuno, perché non esiste ancora un archivio, non esiste niente per fare una ricognizione sistematica su tutto questo. Grazie Lorenzo. Volevo farti una domanda, perché proprio anche più di metodo, no? Come da curatore, da giornalista, ricercatore, quale sei te, attento a questo aspetto della marginalità, come si fa a lavorare su un artista come Leandro, no? Innanzitutto, da cosa, no, è nata questa curiosità, come l'hai scoperto, no? E poi come si lavora, appunto, letto che c'è un archivio su di lui, e che temporalità hai usato per realizzare questo festival, hai detto anche questa parola, no? Quindi, diciamo, l'ho scoperto un ragazzino, proprio 12 anni, quindi ho visto un'opera incuriosito a casa di un lontano parente. Ma a parte questa digressione personale, l'idea quando lavori con un artista come lui, che è completamente fuori da ogni tipo di canone, cioè non c'è una fortuna critica sul suo lavoro, non c'è un catalogo minimamente ragionato, c'è un insieme di luoghi comuni che lo addita, diciamo, lo rinchiude in un perimetro di, diciamo, di follia, di banalità che gli era stata attribuita, ma che invece anche la qualità del suo lavoro dimostra anche una progettualità per certi versi. E quindi si va dall'andare a rintracciare i suoi testi manoscritti, a parlare col vicino di casa che magari ti racconta una cosa, mille cose, tra quelle ce n'è una significativa che riesce a collocarti anche un'opera, non so, in una datazione, perché lui a un certo punto non datava più, e ad andare a rintracciare anche i fazzi, perché ce ne sono tantissimi sul mercato, diciamo, antiquariale o semplicemente i mercatini che fanno la domenica a Lecce, così, pensare che un artista così vada letto anche attraverso lo sguardo di altri, e quindi non soltanto con questi talk, ma prossimamente stavo pensando e sto immaginando una mostra di una serie di artisti giovani che possano leggerlo
approfondirlo, interpretarlo e dialogarci con lui. Grazie. A te. Anche questo aspetto, no, di, quindi è quasi una riscrittura, no, della storia di una marginalità, quasi per dargli una visibilità, no, differente, no, proprio una interpretazione differente, e credo sia molto importante proprio per far uscire personalità di questo genere da quello che dicevi te, sia da una dimensione proprio territoriale molto ristretta, ma poi anche dalla etichetta che tu avevi detto, no, di lui, che comunque anche delle conflittualità che si era trovato a vivere quotidianamente rispetto alla, no, la sua comunità, come dicevi te. E, va bene, grazie a Lorenzo, grazie per l'interessante, insomma, veramente interessante sia approccio e poi anche per la possibilità di far conoscere un artista appunto come Leandro. E volevo vediamo appunto, ecco, l'intervento di Antonio Musci, che insieme a Daniele Anisio, che qua, scusate, nelle retrovie hanno, ecco, nella parte qua sul divano, hanno ideato e dirigono il festival Avvistamenti a Bisceglie nel 2002. Ed è interessante, spostiamo un po' la prospettiva, perché qua appunto, no, da uno sguardo che dall'interno, no, diciamo come quello che ha diciamo, portato Lorenzo, poi invece appunto, no, Avvistamenti, proprio anche per la posizione, no, da, diciamo, Bisceglie e su altro, per questa idea di anche guardare lontano, no, rispetto alla programmazione del festival. E quindi volevamo chiedere adesso l'intervento di Antonio, appunto ci racconterà un po' come è nato il festival, che ormai è appunto una tradizione ventennale, per cui è anche una, insomma, un'età importante per appunto una programmazione culturale, e poi appunto con un rinnovato interesse, appunto è quello proprio abbiamo parlato quando ci siamo sentiti su questo aspetto più diciamo da una parte interdisciplinare di sperimentazione. E poi anche il modo, secondo me, molto interessante anche come tu hai coinvolto le persone a lavorare. Attualmente è presente, è in corso una rassegna su Paolo Gioli. Sì, un progetto, sì, articolato su Gioli. Mi sposto, se no non si vede. Buonasera a tutti e grazie davvero per l'invito, ringrazio Corelia per questo invito. Permettetemi di dire che è importante, insomma, che ci siano momenti di questo tipo per stabilire le connessioni che sono vitali per noi, ecco. Quello che, ecco, io sono seduto qui accanto a Lorenzo, abbiamo lavorato a lungo su questo progetto, su Paolo Gioli, e continueremo a farlo anche con il prossimo progetto che vedrà protagonista invece Michele Sambin, che è qui presente. E adesso vi racconto invece come, appunto, come è nata un po' questa esperienza di Avvistamenti. Dicevi bene, ci sono alcuni aspetti che mi piace sottolineare. Il primo sicuramente è l'idea che questo festival un po' anomalo nasca con l'intento di far incontrare gli artisti innanzitutto e le persone. Sembra una banalità, ma nei festival molto spesso i festival sono dei luoghi dove ci si va per presentare i propri lavori. Se parliamo di festival di cinema, parliamo appunto di proiezioni, dove molto spesso però la figura dell'artista è assolutamente marginale. Non c'è la possibilità di fare interagire intanto gli artisti tra di loro. Ecco, questa è stata la prima come dire, preoccupazione, ecco, diciamo così, di noi organizzatori. Cioè, da frequentatori di festival inizialmente, io in particolare avvertivo, avete presente quella sensazione, diciamo, quel sentore di muffa quando si entra in una cantina, ecco, cioè frequentare il festival mi generava spesso questa sensazione, cioè l'idea di qualcosa di stantio, dove
c'è la dimensione dello schermo, mi soffermo per ora sull'aspetto appunto dell'audiovisivo, c'è la dimensione dello schermo, il pubblico in sala e quindi l'idea del cinema chiuso nello schema narrativo attraverso appunto la visione sullo schermo. Questa dimensione mi è sempre stata molto stretta e quindi quando abbiamo avviato questa esperienza con Avvistamenti nel 2002 c'erano forse in Puglia un paio, due, tre festival di cinema più importanti, però diciamo i nostri riferimenti erano un po' in giro in Italia e nel mondo. Ci piaceva e ci interessava molto di più la dimensione che oggi potremmo definire sicuramente con un termine diciamo più tecnico, intermediale, cioè l'idea di poter far dialogare, di incrociare, di intrecciare linguaggi diversi e di far incontrare artisti che avessero una esperienza diversa fra di loro. Ecco, questo è stato il nostro punto di partenza. La prima difficoltà è stata definire che cosa fosse Avvistamenti, cioè cosa fossimo noi e quale fosse l'identità di questo festival. Abbiamo subito rifiutato la definizione di festival. Inizialmente Avvistamenti si chiamava Mostra del Video d'Autore, perché rifiutavamo l'idea della, diciamo un po' tutti i tic dei festival, quindi la giuria, la competizione, le sezioni competitive, ci siamo sempre, e poi ad esempio l'idea che un festival si fa con una call, un open call, c'è qualcuno che ovviamente ti invia l'opera, tu la vedi, la valuti, eccetera. Noi abbiamo fatto un percorso all'inverso, siamo andati noi a cercare le cose che ci interessavano. E questo l'abbiamo sempre fatto anche con l'estero, cioè nel senso che quando ci interessava conoscere la videografia di paesi come la Grecia, la Croazia e molti altri che abbiamo negli anni, in queste varie edizioni di Avvistamenti, come dire, affrontato, ci affidavamo a un curatore esperto di questi paesi, il quale ci proponeva una selezione di questi lavori. Quindi non la casualità di una call, ma una ricerca mirata ben precisa. Chiaramente negli ultimi anni quest'idea è diventata quasi un po' una, come dire, una battuta, no? L'abbiamo messo per iscritto, sotto il titolo Avvistamenti abbiamo scritto non è un festival. Non è un festival perché rifiutavamo l'idea dei premi, della competizione, delle giurie, eccetera, e ci piaceva molto di più invece far incontrare gli artisti e farli collaborare. Io per primo devo trovare uno stimolo nel lavoro che faccio, e lo stimolo principale deriva esattamente da questo. Michele lo sa benissimo, io lo coinvolgo spesso in collaborazioni con artisti diversi, e quello che viene fuori da questa combinazione è assolutamente inedito e assolutamente imprevedibile, ma è anche ciò che è di più interessante per quanto riguarda il mio lavoro io possa riuscire a proporre. Quindi dicevo, la dimensione dello schermo c'è sempre stata stretta. Noi nasciamo come Cineclub Canudo, quindi ci occupiamo di cinema inizialmente. Però perché sono qui oggi a parlare di arte contemporanea? La risposta, secondo me, è nel fatto che la nostra associazione è intitolata Canudo, Ricciotto Canudo, un intellettuale pugliese che all'inizio del Novecento si è posto il problema di superare gli steccati tra le varie arti, teatro, musica. Ecco, l'idea che il cinema nella sua visione fosse come arte totale, la sintesi di tutte le arti, noi l'abbiamo fatta nostra, in questo troviamo molto attuale il pensiero di Canudo, e abbiamo provato a riproporre quest'idea oggi, con Avvistamenti. La difficoltà in quanto organizzatore è che
questo festival, questo non festival, bisogna, come dire, sostenerlo. Cioè, il nostro è un lavoro, così come il lavoro anche degli artisti è appunto quello di proporci le loro opere. Ci sono dei bandi pubblici, ad esempio, a cui è possibile applicare, a cui è possibile partecipare, però molto spesso i bandi non riconoscono questa natura così proteiforme, diciamo così, del nostro linguaggio. Ma ci viene chiesto, faccio un esempio, il bando cinema del Ministero è un bando per i festival, è un bando che chiede agli organizzatori dei festival di far combaciare esattamente le caratteristiche di un festival con quelli che sono i requisiti di un festival di cinema, esattamente quello contro cui noi ci siamo sempre battuti. Quindi il concorso, la sezione competitiva, i premi, le giurie, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo escluso a priori, non abbiamo, a un certo punto non abbiamo più partecipato, inviavamo le nostre, diciamo, le nostre proposte, non abbiamo più partecipato a quel bando, abbiamo invece provato un'altra strada, cioè quella dell'Italian Council. E veniamo, diciamo, alle cose più recenti, sempre il Ministero, e lì abbiamo forse trovato la nostra vera dimensione, dove la facilità, forse, o meglio, no, la facilità, il vantaggio, ecco, di un linguaggio quale quello legato appunto alle arti contemporanee, è quello che non ti viene imposto di, come dire, di combaciare esattamente con dei criteri che sono riconducibili al teatro, al cinema, alla musica, ma nell'arte contemporanea puoi farli entrare tutti questi linguaggi. Ed è un esempio, il progetto attualmente in fase di svolgimento, si è conclusa da poco, una mostra che si è sviluppata tra il Museo Castromediano di Lecce e il Palazzo Tuputi di Bisceglie con Paolo Gioli. Il 26 giugno inauguriamo la grande mostra di Paolo Gioli a Pechino. Quindi Paolo Gioli è un artista che esattamente rappresenta questa, se vogliamo, questa dimensione, cioè questo scavalcamento tra i vari fronti, i vari campi, la fotografia, il cinema. Che cos'è Gioli? È un po' tutto questo insieme. E ancora, questo sarà ancora più evidente con il prossimo progetto, con Michele Sambin, il quale nella propria arte fa confluire davvero tutti i linguaggi. Posso chiedere artistici, come si svolgerà? Non lo mettiamo in mezzo, Michele. Come... Sì. Ecco, scusi. E come si svolgerà anche brevemente il vostro progetto e come avete appunto lavorato insieme su... Ecco, sì, magari diciamo rapidamente un po' il programma, ma è un'occasione, direi, no? Beh, il progetto che aveva una caratteristica precisa all'interno dell'Italian Council è quello che riguarda l'acquisizione di un'opera da parte di un museo. E noi abbiamo pensato a una mia opera storica, che si intitola Il tempo consuma, che è del 1978. Quindi il centro di questa esposizione sarà il reenactment di questa installazione, che naturalmente tiene conto del fatto che la tecnologia è cambiata. Nel 78 c'erano i monitor catodici come unico modo di presentare i video, ora sappiamo tutti che le possibilità sono molto più ampie, e questo sarà il cuore. In particolare, beh, ci stiamo lavorando, in particolare c'è un aspetto che riguarda l'inizio e la fine, cioè io voglio recuperare delle opere del 70 che non avevo, come dire, non ultimato, ma non avevo i mezzi per renderle. Sono delle grandi sculture, dove mi soffermo. E quindi sono delle produzioni nuove? Un attimo, queste sono, non so se esista la parola, ma sono reenactment di opere pittoriche.
cioè è proprio un'opera pittorica lasciata lì che ritrova vita nuova. E poi invece c'è la produzione recentissima, non ancora ultimata, che è una produzione, ma come al solito le parole limitano i discorsi, è un film su giorni passati in questa terra. E quando lo vedremo? Durante, si immagina a dicembre. Benissimo, okay. Fantastico. Beh, grazie mille. Grazie per l'anticipazione da Michele Sambin, fantastico. Comendo, grazie. Allora, sì, posso concludere con una battuta di 20 secondi, però poi ti tocca se vuoi la dico senza. Dicevo, quindi giungendo al progetto appunto attuale con Michele Sambin e chiaramente con tutta una serie di altre iniziative che sono in cantiere a partire dal prossimo luglio proprio qui a Lecce, però su questo vi daremo poi maggiori informazioni. Per tutto il 2021 insomma ci saranno delle iniziative importanti collegate. Volevo chiudere questo mio intervento con questa, diciamo così, riflessione, se vogliamo. Noi diciamo il 99% di tutto quello che abbiamo fatto, io non so se siete riusciti a vedere forse qualche locandina di dietro, il 90% di tutto quello che abbiamo fatto finora lo abbiamo fatto grazie al finanziamento pubblico. Una riflessione su questa va fatta, perché io approfitto, saluto il direttore Patruno, il ruolo della Regione Puglia è un ruolo fondamentale nella nostra terra. La Puglia in questo momento attraversa da un po' di tempo un momento di particolare fortuna dal punto di vista artistico, creativo, produttivo, e non è un caso, non è casuale la possibilità che il finanziamento pubblico possa rendere noi organizzatori liberi di sperimentare, di portare avanti un percorso innovativo di ricerca, fa sì che dopo 20 anni di festival indipendente, con diciamo le mille difficoltà che voi conoscerete meglio di me, si arrivi a vincere per 2 volte consecutive un bando Italian Council, proprio facendo leva su quella particolarità, cioè sull'innovazione, sulla ricerca, sulla sperimentazione di nuovi linguaggi, eccetera. Se non ci fosse il ruolo fondamentale del pubblico, in tutte le sue forme, dallo Stato in giù, noi saremmo costretti a chiedere in qualche modo il sostegno all'impresa privata, alle fondazioni bancarie, eccetera. Sarebbe un lavoro assolutamente difficilissimo per noi, e lo spiego in 2 secondi. Chiaramente un imprenditore, nel momento in cui sostiene un'iniziativa culturale, ha ben chiaro qual è il ritorno d'immagine per sé, per la propria azienda, e non può spesso questo corrispondere con le esigenze di un percorso innovativo di ricerca. Perché lo vediamo, io frequento i festival, mi capita le mostre ovviamente, quando ad esempio a Venezia ci sono dei film, delle operazioni, diciamo così, dei film sostenuti da case di moda, famose, eccetera, lì hai la sensazione netta che si sia perso l'obiettivo vero, cioè quello di sostenere un prodotto culturale, un'opera d'arte, e che si sia invece fatta un'operazione di marketing, che serve sicuramente all'azienda, alla casa di moda, per promuovere se stessa, la propria collezione, ma serve poco all'artista e molto meno al pubblico, che invece ha bisogno di un prodotto, buonanotte, di un prodotto, di un'opera innovativa. Sì. Va bene, grazie Antonio. Poi su questo magari torniamo dopo, perché penso che invece tutto quello che il dialogo tra pubblico e privato, se ben gestito, possa essere
molto fruttuoso, anzi è qualcosa che secondo me è sempre, poi ne abbiamo anche iniziato a parlare anche ieri con Driant su questo, anche su come far interagire il pubblico e il privato, sono processi secondo me che se ben gestiti invece possono essere, poi siamo sempre le persone giuste, che quello è ovviamente il presupposto, però magari questo se abbiamo tempo possiamo tornare dopo, perché poi credo anche mettendo a confronto realtà differenti sia sul stesso territorio ma anche all'estero, penso che quello sia sempre, insomma, per mia esperienza anche abbastanza importante e essenziale. E grazie comunque per tutte queste riflessioni, e anche se questo penso anche appunto che l'Italia Council sia stata veramente finalmente una boccata d'ossigeno e una grande opportunità, perché poi veramente sono stati finanziati veramente ho percepito non la solita, ma una selezione veramente più aperta sulla qualità dei progetti e molto vasta, per fortuna, finalmente molto ampia. Grazie, e adesso passiamo la parola a Francesco Scasciamacchia e Davide De Notar Pietro, che se non sbaglio 2 anni fa, giusto? Sì, nel 2019 hanno fondato l'associazione. Sì, un'associazione. L'associazione Ciaro, sì. E adesso andremo nel dettaglio. E mi è molto, non so chi di voi la conosce, però mi ha molto interessato sia proprio il nome da cui è partita, perché poi questo è qualcosa su cui abbiamo riflettuto molto in queste giornate, appunto, che spesso, no, le parole, i significati non bastano, anche appunto con l'intervento di Massimo Breglieri. E appunto, no, Ciaro, che parte appunto, no, che definisce, è già un mondo soltanto il nome dell'associazione, perché parte appunto da un concetto, no, dall'idea dell'area circostante intorno all'Ulivo, che però rimanda anche a Cile, quindi a confine, e che in questo caso sì, più che un confine geografico, è proprio, mi sembra, anche un confine proprio tra arti, saperi, anche relazioni proprio, no? Di allargare confini, diciamo, si va al di là proprio in una dimensione anche proprio di, cioè, non solo appunto di confini geografici. E una cosa che ho trovato molto interessante, poi magari vi chiederò dopo, è che voi hanno, è interessante anche il percorso che hanno sia Francesco che Davide, no? Francesco ha vissuto tanti anni all'estero, sì, per poi tornare, e Francesco addirittura è un archivista, no? Davide, scusami, perdono, addirittura un archivista, per cui veramente saperi diversi, con una, io insisto sempre sull'aspetto del tempo quando si fanno questi progetti, perché se non si ha paura della dimensione temporale è là che si riesce a vincere. Poi vediamo appunto, no, anche i lavori di riscoperta che fa Lorenzo, o quello che fate voi da 20 anni, voi da 2 anni, però appunto andiamo nel dettaglio delle vostre attività anche con i progetti che avete fatto, e anche la scelta anche un po' di rientrare, e vabbè, poi questo lo vediamo dopo, perché è molto interessante, soprattutto. Allora, buonasera a tutti. Ritorno, se no non si vede. Grazie Benvenuta e Correia, grazie a Salvatore e grazie soprattutto per averci ospitato un po' di tempo fa nel suo ufficio, chiedendoci chi eravamo, e quindi insomma colgo l'occasione per raccontare un po' chi siamo. Io sono uno storico dell'arte, ho fatto l'archivista nella Biblioteca Ambrosiana a Milano. E insieme con Francesco, che è un critico e un curatore d'arte contemporanea, ritornati dopo diversi anni, lui dal Messico, io da Milano, abbiamo deciso di fondare questa associazione di promozione sociale che abbiamo chiamato CIAR. È stata una scelta voluta, suggerita devo dire da mia madre, una scelta identitaria, e insomma, come dire, siamo due che sono tornati, e insomma, questo fa riflettere su questo fatto, se ne è parlato anche, chi mi ha preceduto, di una sorta di, sudditanza un po', che c'è sempre stata, di questo sud che guarda sempre verso questo nord, e io sono stato uno di quelli, perché sono andato a Firenze a studiare storia dell'arte, da Firenze poi sono andato a Milano, ma in questo percorso ho avuto delle esperienze umane, che soprattutto ho avuto con studenti albanesi.
E questo risponde a una domanda appunto ad Alessandra che ne parlavamo prima a pranzo. Quindi mi sono interfacciato con questi studenti albanesi che erano nello studentato storico di Piazza Indipendenza a Firenze e che vivevano, come dire, una sorta di riscatto da questa Albania che era schiacciata, era stata schiacciata da questa dittatura e che per me sono stati anche un esempio. Un esempio di impegno, ma la cosa che mi colpiva molto era il fatto che loro erano molto, a quei tempi intendo, dispiaciuti per il fatto che i loro genitori avessero sostanzialmente subito una repressione molto forte. Poi andando a Milano ho incontrato di nuovo altri amici albanesi dove io ero già più matura, insomma, e lì loro mi raccontavano che la dittatura aveva distrutto ciò che era la cultura albanese, una loro identità. Ma nel frattempo io entrai nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, dove ci ho lavorato per 9 anni, e a un certo punto lì ho scoperto che la Biblioteca Ambrosiana, questa una delle biblioteche più importanti al mondo, insomma, molto austera, lì contiene il più grande patrimonio di manoscritti che appartengono alla cultura locale, salentina. E quindi lì ho iniziato a fare un resoconto generale e ho fatto un censimento, faccio una breve sintesi, un censimento di questi manoscritti che rappresentano un po' la cultura del nostro territorio. C'è tutto il patrimonio filosofico greco, comunque orientale, che veniva tradotto e poi recepito dalla nostra cultura. E quindi ho portato qui, da noi, Milano, il direttore della Biblioteca Ambrosiana, che ha voluto presiedere a questa mia piccola conferenza, e lì poi ho avuto il desiderio di ritornare. L'ho comunicato al direttore e lì, insomma, mi sono preparato a procedere a una sorta di creare una piccola organizzazione per valorizzare questo nostro territorio, sostanzialmente per ridare centralità a questo territorio. Ma come farlo? Perché è difficile approcciarsi alla filosofia o comunque far capire come dare importanza alla nostra storia, una storia centrale sostanzialmente. Con Cigliaro. Cigliaro, quindi, nella parola stessa, è appunto l'aia intorno all'albero di olivo, quindi dà un po' il senso della centralità. E la nostra centralità deriva proprio da una sorta di orizzontalità. C'è quindi questo rapporto di unione che c'è sempre stato storicamente tra il nostro Salento, la Puglia in generale, e il nostro Oriente, ossia l'Albania, il Montenegro, che tra l'altro è citato, vedo citato, e la Grecia, in questo caso la Turchia. Poi a un certo punto è stato un incontro forse fortuito con Francesco, ma insomma è un incontro fortuito, e lì poi ci siamo parlati e sono emersi gli stessi obiettivi. Quindi abbiamo cercato di creare un'associazione che abbiamo chiamato Cigliaro, che è appunto un'associazione di promozione sociale no profit, e sostanzialmente invitiamo gli artisti che provengono dall'area del Mediterraneo per creare dei progetti site specific che si basano in realtà però sullo studio, cioè sullo studio del territorio, uno studio storico-artistico del territorio che, come dire, si concentra in dei periodi ben definiti e che mirano a valorizzare il territorio con un approccio però, diciamo, che va un po' più alla base, cioè comprensibile a tutti. Lo strumento dell'arte contemporanea molto spesso, diciamo, può essere abbastanza autoreferenziale, ermetico, ma fornendo all'artista, diciamo, lo studio storico-artistico e facendogli conoscere i materiali del luogo, diciamo, può succedere un qualcosa di comprensibile ai più. E questo è quello che è successo nella nostra prima mostra, che è stata inaugurata appunto l'anno scorso, e che ora passo la parola a Francesco che le spiegherà meglio come avviene, no? Come avviene?
Sì, innanzitutto grazie, ma l'hai già fatti Davide i ringraziamenti, grazie a Maria per l'introduzione. Sulla diapositiva vedete per esempio una parte del nostro processo. Allora, cosa succede? Succede che in realtà Davide è uno storico dell'arte come lui si è presentato, io sono un curatore, quindi la prima fase del processo è delegata a Davide. Noi quando ci siamo incontrati abbiamo capito che lui stava lavorando sul filone storico-artistico sul punto di vista proprio dell'Oriente, quindi della nostra vicinanza con l'Oriente, e io stavo lavorando trasversalmente sullo stesso tema ma dal punto di vista dell'arte contemporanea. Quindi, devo andare piano, sì. Quindi quello che facciamo è invitiamo un artista alla quale forniamo una ricerca storico-artistica. Abbiamo cominciato dalla preistoria, quindi l'anno scorso il tema della mostra è stato su una otranto transfrontaliera, quindi una otranto protesa d'Oriente, a partire dalla preistoria fino all'epoca romana. Quindi abbiamo toccato preistoria, Messapia e epoca romana, in modo ovviamente trasversale, rileggendo però la storia. Come rileggendola? Rileggendola proprio con questa prospettiva controegemonica, ci piace chiamarla, cioè con questa prospettiva orizzontale, quindi una prospettiva che non replica il modello nord-sud, ma che invece diciamo si orienta verso il modello orizzontale sud-sud-est, quindi protesa verso così come è stata poi la nostra storia. Quindi siamo partiti dal sito neolitico della Grotta dei Cervi, che è un sito che si trova a Porto Badisco, a 7 km da Otranto, e lì abbiamo scoperto che in realtà questo sito è un sito cultuale dove si fanno riti, dove si facevano riti, performance, danze in onore della grande madre terra, dove però si raccoglievano tutte le genti del Mediterraneo. Quindi in realtà abbiamo dimostrato che già a partire dalla nostra preistoria questo era un luogo centrale geograficamente, geopoliticamente, socialmente, culturalmente, e quindi abbiamo fornito questo materiale dalla preistoria fino all'epoca romana alla nostra artista invitata, che è Maria Domenica Rapicavoli, un'artista catanese che risiede a New York da diversi anni, alla quale una volta fatto pervenire questo materiale l'abbiamo invitata a viaggiare con noi. Chiamiamo questo modello il modello dei traveling workshop, cioè andiamo con lei a visitare i posti, i luoghi, il patrimonio storico-artistico, i riti che noi descriviamo nella ricerca storico-artistica che fa Davide. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito una mappa dei tre periodi storici, quindi preistoria, Messapia ed epoca romana, ai quali sono stati incollati poi tutte le varie figure che abbiamo spedito a Maria e abbiamo lasciato a lei ovviamente la decisione di orientarsi con lo scritto, che ha costruito nel suo studio nel Lower East Side queste mappe che vedete, che sono materiali che noi gli abbiamo fornito. Quindi attraverso questo materiale abbiamo ricostruito le rotte, cioè abbiamo deciso non di partire dalla rotta, dalla geografia esistente, ma di ricostruirlo attraverso il materiale che noi avevamo, ma anche attraverso i workshop che avevamo fatto con lei di viaggi sul territorio. Se vai avanti facciamo vedere delle... Questo è uno dei disegni per la parte bassa del nostro spazio espositivo. Siamo stati molto... Allora, l'anno scorso col Covid quello che è successo è che noi di solito ospitiamo un artista per due o tre volte, perché c'è tutta la fase poi dopo di produzione con gli artigiani di cui parlerò a breve. Però con Maria sono stati solo 10 giorni. Maria non è neanche venuta a installare la mostra. Noi abbiamo fatto tutto con i video, riuscendo a farle vedere quello che, cioè cercando di farle vedere quello che noi stiamo realizzando, quindi un lavoro diciamo su commissione a distanza. E questo è lo spazio della parte bassa della Torre Matta. Siamo stati fortunati perché il comune di Otranto ci ha concesso, e quest'anno è il secondo anno, questo spazio incredibile che è una torre quattrocentesca, parte del sistema difensivo della cinta muraria della città di Otranto del 1500, che ha appunto questo grande butto dove appunto avvengono queste installazioni. Questo è il primo disegno di Maria, c'è un'opera che si chiama I Due Mari, che è una serie di 35 vasi in terracotta smaltati all'interno con diverse tonalità che ricordano l'azzurro del nostro mare, riempiti con l'acqua del nostro mare. E poi troviamo una montagna di bauxite che si rifà alla cava di bauxite anche vicino a Otranto, che è questa qui, che è una terra rossa che Maria ha associato per esempio all'ocra dei pittogrammi che sono stati ritrovati all'interno della Grotta dei Cervi, oppure al cinabro, che era un'altra materia prima esogena del territorio che dimostra sul territorio la presenza di genti del Mediterraneo.
Possiamo andare avanti. Questa invece è l'installazione della parte superiore, sono stati realizzati in cartapesta. Perché dico terracotta, cartapesta, fra un po' dirò pietra leccese? Perché un'altra componente di Cigliaro, oltre a questo processo diciamo di traveling workshop, è quella di ripristinare la cultura ordinaria, ossia di utilizzare l'arte contemporanea non come fine e non come decoro, si parlava oggi a pranzo, ma in realtà di utilizzarla come dispositivo, come mezzo per raccontare storie che sono storie di cultura ordinaria. Quindi in realtà noi mettiamo in contatto l'artista con i saperi locali. Quindi in questo caso, che non è una cosa che abbiamo inventato noi, è una cosa che viene dagli studi culturali britannici degli anni 70, in cui si parlava Stuart Hall, Raymond Williams, eccetera, in cui si parlava appunto di questa forma di cultura che non è la cultura dell'apprendimento, della conoscenza, quella a cui noi di solito facciamo riferimento elitista, ma proprio il saper fare, che qui di saper fare, insomma, siamo a Lecce, in Italia in genere, ma comunque un patrimonio diciamo immateriale è presente dovunque. Quindi mettiamo in contatto un artista d'arte contemporanea anche con le nostre maestranze. Questa è l'installazione finita, questa è di ci sono i due mari e fuoco, la montagna di cui vi raccontavo, quindi il disegno che avete visto era questa l'installazione. Esatto, puoi andare avanti. Questa invece è una conchiglia in cartapesta posizionata a circa 3 metri e mezzo d'altezza con un suono che è il suono della conchiglia, perché questa conchiglia è stata ritrovata all'interno della grotta dei cervi e serviva come strumento a fiato sempre per questi riti e queste performance in onore della grande madre terra. Questo è l'ambiente superiore, quindi le formine di cartapesta proiettate da una luce creavano queste ombre che ricordano i pittogrammi che non sono visibili a tutti, ma solo appunto agli archeologi, quindi ha ricreato. E poi abbiamo fatto dei progetti di arte pubblica sempre appartenenti alla mostra. Questa è una scritta, è Make This Earth Home, che era il titolo della mostra. E questa è invece una pintadera. Le pintadere erano timbri che venivano utilizzati, sempre ritrovati all'interno della grotta dei cervi, che sono per fare i pittogrammi, per disegnare sulle pareti, tatuarsi, eccetera. E quindi l'artista ha deciso di fare questa installazione qui che riprende le pintadere, che è un'installazione relazionale nello spazio pubblico, protesa verso il mare, e qui forse non so se si vede tanto, ma insomma noi vediamo le montagne dell'Albania, e quindi è protesa verso... è permanente, queste sono permanenti, sì. Possiamo andare avanti. E invece questo è il prossimo progetto che inaugureremo il 24 di giugno, a cui vi invitiamo. E siamo passati sempre a Torre Matta Otranto e siamo passati all'epoca diciamo successiva, quindi stiamo parlando del mosaico della cattedrale di Otranto e della sua simbologia, in particolare il tema di ricerca di quest'anno è l'interculturalità del mosaico, quindi la simbologia del mosaico. E abbiamo invitato l'artista Maria Papadimitriou, che è un'artista greca che ha rappresentato la Grecia al padiglione della Biennale di Venezia. La mostra sarà curata da Capiscardi e qui trouvate alcuni dei objet trouvés o dei materiali di riuso con cui l'artista lavora, che stiamo raccogliendo per lei. Può andare avanti. Qui c'è una scultura in pietra leccese che sta terminando, che sarà all'interno degli spazi della Torre Matta. Qui c'è Davide, il nostro Davide con Maria, quando visitiamo una delle cave di pietra leccese. E poi ci stiamo imbattendo in questa cosa che è una cosa che ci appartiene molto, ma che ci collega al panel precedente, e cioè quel progetto di rigenerazione urbana che stiamo facendo a Castigliano dei Greci, in un'area che si chiama 167B, cioè una delle nostre 167, che è completamente abbandonata. E siccome Cigliaro non ha esperienza, lui è uno storico dell'arte, io sono un curatore ma non mi sono mai occupato di rigenerazione urbana, abbiamo deciso di collaborare con questo collettivo torinese che si chiama A Titolo, e abbiamo invitato Nils Norman, che verrà a breve a fare sopralluoghi. Queste sono alcune delle opere dell'artista che abbiamo invitato per progetti di rigenerazione urbana. E poi terminiamo, perché quando ci siamo sentiti con Maria ci siamo detti che forse era il caso di toccare anche un po' il tema della sostenibilità finanziaria, che forse è oggetto di domanda dopo. Infatti noi abbiamo concluso dicendo appunto: come ci sosteniamo? Bella domanda. Puoi chiudere con questa slide.
e vi ringraziamo per averci ascoltato. No, però come lo fate? Non c'è risposta. Ecco, allora, abbiamo fatto... Allora, innanzitutto l'anno scorso, quando ci è stata affidata la Torre Matta, il meccanismo, cosa che non abbiamo detto all'inizio, noi abbiamo fatto un po' un'analisi del territorio. Cioè, siamo un posto turistico, Otranto è un posto turistico. Soprattutto frequentato da un turismo predatorio. Cioè, un turismo che viene, vuole la cartolina stereotipata, vuole portarsi a casa quella cartolina e poi sul territorio rimane il nulla. E quindi Cigliaro voleva avere questo impatto. Quando abbiamo preso la torre, quando ci è stata concessa la Torre Matta, presentando un progetto al sindaco banalmente, che era il progetto di Maria Domenica Rapicavoli, ci siamo imbattuti in un modello di gestione culturale, che è un modello basato sul profitto, cioè sugli ingressi che si paga, il biglietto che si paga alla Torre Matta, che è un biglietto di 5 euro, il cui 50% va alle casse di chi gestisce il bene e il 50% va invece in restituzione alla proprietà del bene, quindi in questo caso al comune. Non sono stati sufficienti i soldi, perché come avete visto sono state delle grandi produzioni. Contrariamente a avvistamenti, non crediamo moltissimo in questa distinzione statalista privato. Noi in realtà siamo stati moltissimo aiutati dalle imprese locali, Fratelli Collì, l'impresa Pimar della Pietra Leccese, senza avere nessuna ingerenza e senza, quindi dipende con chi lo fai, perché a volte anche la mano pubblica può essere, può creare non indipendenza, la mediazione. Bisogna interloquire con tutti, secondo me, se si possono fare delle cose. Quindi nel nostro caso è andata bene, non è diventato un prodotto di marketing. Siete stati bravi voi a mediare? Probabilmente sì, o probabilmente hanno riconosciuto la qualità del progetto, non lo so, perché poi sono cose, sono congiunture, quindi... E quindi per rispondere alla domanda, ci sosteniamo al 50% in questo modo, siamo molto onesti, quindi noi abbiamo investito una parte dei nostri denari in questo progetto, che stiamo continuando a ripagare con le altre piccole attività che stiamo continuando a fare. E poi abbiamo fatto una campagna di crowdfunding. Prima qualcuno parlava di crowdfunding, se avete bisogno di aiuto sulle campagne di crowdfunding, Cigliaro ha fatto una campagna di crowdfunding successful, cioè di successo, nel senso che abbiamo ottenuto i fondi perché abbiamo deciso di pubblicare un catalogo della mostra dell'anno scorso. Questo catalogo verrà finanziato da tutti i cittadini di Otranto che, non avendo la carta di credito, perché abbiamo fatto una campagna su Kickstarter dove c'era solo la carta di credito, ci hanno dato proprio cash. Quindi noi mettevamo i soldi sul conto, tipo 20 euro, dico 20 euro, commercianti, artigiani, e quindi siamo riusciti a raccimolare 7.000 euro. Con questi 7.000 euro stiamo producendo il catalogo. Bravo. Mille altre domande, da immagino poi dopo, però ce n'è una che voleva fare Lorenzo, per cui passo la cedo la parola a Lorenzo. Noi abbiamo siamo stati a piccicare un attimo qua. E anche perché poi con questa distanza così ravvicinata, comunque sì, ormai no, mi piaceva molto, bellissima questa cosa dei cittadini che hanno contribuito, il catalogo lo fate con loro, quindi sono editori del catalogo, sì, no? Esatto. È bellissimo. No, avevo visto dai Colì mentre lavoravate, sì, alcune produzioni, ma ci avete raccontato il lavoro dal vostro punto di vista, dal punto di vista anche dell'artista, nel rapporto con questo artigiano locale. Invece gli artigiani come hanno reagito? Che mi sembra veramente interessante, sì, il processo che avete innescato. Ma in realtà, poi dopo magari passo la parola a te. No. Ma in realtà in modo molto positivo, perché per esempio nel caso dei Fratelli Colì, che penso che molti di noi conoscono, perché è appunto un'azienda leader del territorio, anche Antonio Mara, se sì, esatto, già avevano lavorato con moltissimi artisti, quindi in realtà, esatto, quindi con Chiasmo, eccetera, quindi è stato facile intercettarli perché già c'era la sensibilità, uguale nel caso di Bimar. Quest'anno per esempio stiamo lavorando con una nuova realtà, che è una realtà molto grossa, che ha lavorato per esempio con Dior, che è la Fondazione Le Costantine, quindi col telaio a mano, e ci saranno due pezzi realizzati dalle Costantine. E anche lì devo dire che abbiamo sfondato una porta sensibile, cioè abbiamo lavorato con, è vero che abbiamo lavorato con grosse imprese, però per esempio nel caso della cartapesta abbiamo lavorato anche con un piccolissimo artigiano che ha una bottega, si chiama Mario di Don Francesco, che ha una bottega qui,
e lui era entusiasta perché lui restaura statue di cartapesta e non ne poteva più. Sì. Scusate, con tutto il rispetto per le statue di cartapesta, no? Però lui non ne poteva più di fare questa cosa, quindi per lui è stata una boccata d'aria. Poi quando ha visto le sue cartapeste diventare delle ombre illuminate nella Torre Matta, eccetera, è impazzito. E niente, quindi positiva l'esperienza. Poi certo, c'è solo la città che partecipi, no? Che diventi... Sì, sì. Siamo tantini però, eh? Cioè c'è anche un po' di, come dire, solidarietà di gente che si riconosce nel nostro percorso, ossia tutti hanno un figlio che è emigrato o al nord o all'estero per poter, no, portare avanti la propria carriera. Quindi il fatto dell'identificazione nelle nostre storie personali è una cosa che ha contribuito in maniera significativa. Basta, vuoi dire qualcosa? No, nel senso, quello sì, riprendo un po' quello che ha detto Francesco, questo processo ci ha permesso di, diciamo, andare incontro probabilmente a questo desiderio del territorio di, come dire, di essere rappresentato dal basso evidentemente, e poi dare lustro, prestigio alle maestranze locali che ovviamente hanno bisogno di avere, diciamo, questo tipo di visibilità, perché poi naturalmente una mossa d'arte contemporanea innesca tutta una serie di meccanismi di visibilità, voglio dire, i media, i giornali, e questo appunto ci permette di integrarci bene nel territorio, di avere sicuramente una buona risposta. Da parte mia, come storico dell'arte e come, diciamo, professionista che lavora nella valorizzazione del territorio e comunque dei beni culturali, credo che sia un'operazione, per così dire, saggia e molto, non voglio ripetere le parole, produttiva, ma insomma sicuramente edificante per il nostro territorio, cioè ripristinare questa centralità che un tempo avevamo il Salento, la Puglia, Albania e Montenegro, il Mediterraneo in generale. Infatti, appunto, che c'è stato un risultato immediato, appunto, no, dell'accettazione. Sì, ci ha fatto molto piacere, dicevano, una telefonata lo scorso anno da Alessandra, che ci ha travolti, e naturalmente positivamente, anche perché devo dire che le figure femminili delle donne sono state protagoniste in tutto il nostro lavoro. Siamo stati sempre sostenuti dalle donne, e questo insomma ci inorgoglisce tantissime. Posso solo aggiungere una piccolissima cosa se c'è tempo? Se sì, c'è sì, tempo, sì, vai, vai, poi dopo. Sì, sì, poi c'è una cosa bellissima che è successa in tutto questo processo. Il comune di Otranto ha comprato una cosa inimmaginabile, perché come sapete le logiche, come vi raccontavo, sono veramente logiche basate su un turismo importante. Però ha comprato due opere di cartapesta, La Conchiglia e Le Ombre, che saranno messe come opere permanenti all'interno di una mostra permanente sulla Grotta dei Cervi, che già esisteva all'interno del castello. Quindi ci sarà una mostra archeologica con due installazioni di arte contemporanea che parlano dei pittogrammi della Grotta dei Cervi. Acquisite dal comune, che sì, non prodotte da loro, più bello, questo mi sembra già veramente una vittoria. Altro grado, sì, è vero. Però noi gli abbiamo detto ve li diamo, ma ci rifate fare tutta la mostra, il museo perché della mostra, perché le nostre opere, esatto, le nostre opere meritano un contenitore dignitoso. Va bene, ok. Complimenti, bravissimi. Grazie. E continuiamo a parlare di forme di produzione culturale legate all'arte contemporanea, e gli ultimi due interventi sono di Ayola Xoxa, correggimi sulla pronuncia, che avete già sentito prima, che insieme a Drian Tazenevi, che invece è un artista visivo, Ayola è un avvocato, giusto? Sì, ho fatto come avvocato, poi mi sono occupata di arte contemporanea, sì, tutta la vita, quindi poi con Drian abbiamo... Esattamente, e per cui è nata proprio questa, anche ancora una volta, no? Da saperi e da punti di partenza differenti, però si sono uniti fondando appunto Arab Contemporary Art, che è uno spazio per la produzione, programmazione culturale che si trova
a Tirana ed è stato fondato nel 2018. Inizia a parlare appunto a Iole e poi dopo Triante, che appunto è questa doppia veste sia di appunto di produttore, curatore, organizzatore, ma anche e soprattutto di artista, e poi andremo dopo, chiudiamo appunto con dei film di Triant, così abbiamo anche una trama su un immaginario differente. Va bene, grazie. Iole, sì. Visto che sono il penultimo, la penultima presentazione, comincio con una storia, così ci svegliamo un po' e colleghiamo un po' questa metafora di questa storia con il discorso che facevamo prima. La storia è la storia del coniglio nella foresta. Il coniglio nella foresta si sveglia un giorno, stufatissimo, perché ogni giorno deve correre per non essere mangiato da tutti gli animali della foresta. Quindi il coniglio stufato va dalla giraffa, che non lo mangia, e gli dice: sono arriva tutto sudato perché voleva mangiarlo il leone, la tigre, la pantera, e dice alla giraffa: ho questo problema, tutti vogliono mangiarmi perché sono l'ultimo della catena alimentare. La giraffa gli dice: senti, non posso aiutarti, devi andare dal gufo, perché il gufo, come sappiamo, è l'uccello più intelligente della foresta. Quindi il coniglio va dal gufo sempre correndo, perché sulla strada tutti volevano mangiarlo, e arriva sudato dal gufo e gli dice: signor gufo, io ho questo problema, sono il coniglio, sono l'ultimo della catena alimentare e nella foresta tutti vogliono mangiarmi, quindi trovami una soluzione, tu sei l'animale più intelligente della foresta, risolvi questo problema. E quindi il gufo pensa, si mette le occhiali a posto e dice: signor coniglio, ho una soluzione per lei, è facilissimo, lei deve diventare un leone. E il coniglio dice: ma eureka, come ho fatto a non pensarci prima, devo diventare un leone. Quindi signor coniglio, signor gufo, mi dica come faccio a diventare un leone. E quindi poi il gufo si stufa e gli risponde: signor coniglio, forse non ha capito bene, io mi occupo di pianificazione strategica e non di implementazione di progetti. Perché vi racconto questa storia? Perché Arabel è una parola albanese. Se passiamo all'altra foto, questo è un Arabel, quindi l'uccellino piccolo, il passerotto, credo sia in italiano, sì. Che troviamo un po' dappertutto. L'Albania ha questo simbolo grandissimo dell'aquila con due teste, grande, nera. E noi abbiamo scelto questo uccello molto umile, che si trova in estate e in inverno, in tutte le città, in numero grande, e che pulisce un po' la città e che riesce a sopravvivere sempre con la sua umiltà. Quindi con Driant, quando abbiamo deciso di fondare Arabel, abbiamo incontrato diversi bufi che ci hanno spiegato che l'arte contemporanea era molto avant-garde per l'Albania, e quindi ha un linguaggio molto ermetico, quindi ha una comunità estremamente ristretta, e quindi un po' tutti ci dicevano di non farlo, o di fare cose molto grandi per noi, o che comunque sarebbe stata male, eccetera. Ma poi con tanto amore abbiamo iniziato questa avventura, e abbiamo deciso di parlare molto poco e di fare tanto, perché in fondo siamo quello che facciamo, non siamo quello che diciamo. Quindi già dall'inizio, già prima di fondare Arabel, abbiamo cominciato a lavorare con un gruppo molto piccolo tra noi, e abbiamo cominciato con l'archivio degli artisti, è il primo archivio digitale in Albania, cioè ci abbiamo lavorato per 6 mesi. Quindi quando è partito Arabel già c'era l'archivio, adesso è l'archivio più, è sempre in progresso, quindi è un archivio vivo che alimentiamo sempre, è l'archivio più usato per gli artisti di arte contemporanea,
che lavorano in, in Albania. Poi abbiamo sviluppato, abbiamo sviluppato altri progetti, quindi adesso abbiamo anche, facciamo diverse esibizioni, non abbiamo una galleria, ma facciamo esibizioni in altre gallerie. Ogni mese invitiamo una persona, principalmente dall'estero, a condividere la loro esperienza, quindi non parliamo noi, parlano gli altri, così tutti insieme cresciamo, anche come comunità dell'arte contemporanea, che è comunque piccola come comunità. Abbiamo una Harabel Channel, che vedete su YouTube e sui nostri social, quindi con la pandemia questo talk mensile è diventato un'intervista, quindi un po' un archivio vivo degli artisti, curatori, storici d'arte. Poi abbiamo cominciato anche con l'Arabel Magazine, per il momento è un magazine annuale, questo parte dal nostro blog, perché noi, siccome non riuscivamo a trovare un archivio, quindi non riuscivamo veramente a capire, a costruire una storia dell'arte contemporanea in Albania, era tutto un po' sparso, abbiamo deciso dal 2018 in poi a creare un blog, quindi ci sono 3-4 persone che scrivono su assolutamente tutti gli eventi di arte contemporanea in Albania, quindi c'è sempre un articolo sull'Arabel blog, che poi alla fine produciamo nell'Arabel magazine, questo archivio è unito al magazine dove ci sono anche altre cose. Facciamo pubblicazioni, abbiamo un atelier per bambini che ci piace tantissimo, che utilizziamo un po' il nostro spazio ogni giorno per accogliere diversi gruppi di bambini di diverse età, è più un creative hub, quindi fanno un po' di... vogliamo un po' aiutare i bambini a essere creativi in tutto quello che fanno, perché sia io che Drian crediamo che l'arte contemporanea non è decoro, è educazione. Quindi se riusciamo a introdurre l'arte nell'educazione dei bambini, poi tutti come comunità, tutti come Albania, cresciamo con maggiore cultura, essendo più sereni, sapendo esprimerci meglio, avere anche una cultura più grande anche nei sentimenti, quindi i bambini sono aiutati un po' a usare i colori e l'arte, la creatività nell'espressione di loro stessi, indipendentemente da quello che faranno nel futuro. Cominciamo questo ottobre con il Zabel, che è la Biennale di Tirana, che sarà un po' la nostra sfida più grande. Speriamo che andrà bene, ci abbiamo messo tantissimo amore, quindi ci siamo messi tutti forti a lavorare. E poi l'anno prossimo continuiamo con Manifesta, che poi ci hanno scelto per essere il loro partner. Io in questo momento parlo brevemente del Public Art, visto che siamo in questo panel, andiamo avanti. Il gufo che avevamo visitato all'epoca ci aveva detto che ci eravamo accorti che un po' nelle esibizioni di arte contemporanea c'era un po' la stessa comunità. Quindi noi avevamo questa voglia di non incontrare sempre le stesse persone, ma di essere sempre in più e in più. Quindi invece di andare noi nelle gallerie, quindi nell'arte contemporanea, abbiamo deciso di portare noi l'arte al pubblico. Quindi abbiamo preso questa grande sfida e abbiamo iniziato un progetto che si chiama Free Art, che consiste nell'installazione di interventi di arte pubblica permanenti, semi-permanenti e semi-permanenti, quindi un minimo di 5 anni. Abbiamo cominciato questo progetto con Adrian Pazzi, che è un artista che conoscete, albanese e italiano, che ha fatto questo. Adrian provoca tantissimo, quindi poi tutti gli artisti sono lasciati liberamente a scegliere
l'opera che vogliono fare, noi li aiutiamo a trovare la location più adatta e poi curiamo tutto il processo. Il processo è abbastanza lungo, quindi quello che facciamo è che lavoriamo nello stesso tempo con 3-4 artisti, quindi poi nel tempo abbiamo delle aperture, delle inaugurazioni ogni 2-3 mesi. Adrian Pazzi comincia con quest'opera che è molto elegante, The Calligraphy. È un banco, una parte, la parte in legno, ha al di sopra due lastre in bronzo, dove Adrian, ecco, è, si trova in mezzo a due ministeri, perché lui voleva un luogo molto legato alla politica, perché provoca molto, molto come artista. Una parte del banco è in concreto, in cemento, l'altra parte in legno, è vera quella parte, l'altra parte è una scultura praticamente, e ci sono queste due lastre. Adrian ha praticamente riscritto un esercizio che faceva da piccolino, i compiti a casa, esattamente, era la propaganda dell'epoca, quindi lui doveva scrivere: l'Albania è un paese molto bello, i nostri dirigenti sono i più bravi, cose così, perché è un po' il linguaggio che lui usa, quindi lui invoca un po' questa stessa propaganda che comunque viene magari in altri modi sparsa. Poi abbiamo continuato con Alban Muya. Questa è un'opera molto grande perché sono 21 metri e una lettera è di 1,90 m, è molto molto pesante. Eccola, questo è il Alban, quindi potete vedere un po', unisce Enough is Enough, è una frase che aveva detto il presidente degli Stati Uniti quando era venuto in Albania, per lui ha detto: Enough is Enough, Kosovo should have independence. Quindi ha dato questo messaggio estremamente forte dell'indipendenza del Kosovo, però in Albania, ricordando un po' che questo luogo, 100 anni fa, questo paese e nuovo stato adesso, era legato all'Albania, quindi apparteneva all'Albania. Quindi lui invoca un po' e poi invoca anche questa amicizia continua tra l'Albania e il Kosovo, che unisce questa unione tra questi due mondi. L'abbiamo messo qua perché non si vede tantissimo, questo è un ponte pieno di verde, l'opera è estremamente grande, quindi devi andare a cercarlo praticamente, quindi è monumentale, però c'è anche una certa umiltà perché è quasi nascosta. Poi questa è l'ultima, abbiamo inaugurato settimana fa, di Satis Paia. Satis Paia è uno scultore albanese molto riconosciuto, perché quello che ugualmente cercavo di fare è che, ovviamente, a noi interessa l'arte contemporanea, quindi gli artisti giovani, l'arte contemporanea in Albania parte dopo gli anni 90, quindi sono principalmente giovani, però ci sono degli artisti che non sono degli artisti giovani, che hanno costruito la storia dell'arte in Albania, che poi dopo gli anni 90 hanno fatto una rivoluzione con il tipo di arte che fanno. Sadiq è uno di questi, quindi prima faceva le statue monumentali di Skanderbeg e di tutti i nostri eroi, quindi la scultura tipica di Sadiq e di altri in Albania, quello che trovi non è quasi mai arte contemporanea, è sempre una scultura iperrealista, monumentale. La maggior parte del tempo c'è sempre un'altra persona, quindi noi volevamo con questo progetto un po' andare all'incontro di questo, quindi dare un po' un'altra visione dell'arte al pubblico, che è l'arte contemporanea, che non è rappresentativa, ma che è un'arte che fa molto pensare, è un'arte molto, molto impegnata. Adesso stiamo lavorando con Sisley Jaffa, è già prodotto e installata l'opera, si chiama Bleta B,
E questo è un progetto estremamente, con tutti gli altri artisti che sono lì, con Sisley è estremamente interessante perché ci ha dato poi l'idea di un'altra cosa, perché con Sisley noi l'abbiamo incontrato un anno fa e abbiamo fatto diversi giri in Tirana per comprendere un po' dove lui poteva ispirarsi e creare una cosa, perché tutto quello che crea è sempre legato a un luogo, a una comunità, quindi lavorano lì. Sisley un giorno ci ha detto che voleva fare un'opera nel landfill di Tirana. Quindi noi siamo andati nel landfill, non so come si dice in italiano? La discarica. La discarica, sì, della città. Noi pensavamo che la discarica sembrasse così. Invece abbiamo trovato un luogo completamente diverso, perché hanno incapsulato il tutto e stanno facendo tutto un progetto nuovo, quindi quest'area non è più pubblica, appartiene a una società privata, se andiamo avanti, quindi adesso è tutta incapsulata, quindi adesso sembra così. Quindi è un parco con al di sotto, è un parco enorme, super enorme, con quattro laghi, è molto molto grande, con al di sotto queste capsule di indizie. Quindi siamo partiti con un nuovo simbolo e abbiamo un nuovo progetto per il futuro. L'immondizia è un po' quello che resta della città, quindi quello che resta degli abitanti di Tirana. L'arte contemporanea è vista un po' come, in Albania ancora, un po' come un lusso, come qualcosa di molto prezioso. Quindi abbiamo deciso di installare questa parte creativa molto preziosa degli artisti sul landfill, su tutta questo nuovo parco che ricopre in verità un'altra realtà. Quindi il nostro nuovo progetto, che cominciamo con Sisley e poi vorremmo espandere e trasformare tutto questo parco e landfill in una sculpture park di arte contemporanea. Speriamo, e probabilmente cominceremo l'anno prossimo, ho presentato questo progetto a Manifesta, quindi loro molto contenti, probabilmente l'anno prossimo faremo altre tre opere. E speriamo nel futuro di trasformare tutto questo parco. Si trova tra l'altro vicinissimo al cimitero di Tirana e di fronte un po' più lontano al Combinat. Quindi forse speriamo darà tutta un'altra vita agli abitanti di quell'area lì. Grazie mille. Ecco. Faccio fare il giusto? Mi sembra no, non solo, cerchiamo un po' di trovare una balance, okay. Perché gli artisti albanesi si sentono, in Albania ci sono stati degli interventi di Filippo Areno, di Karsten Holler, sì, non molto ben visti. Questa era la domanda, diciamo, per arrivare a questo. Infatti, quindi cerchiamo di lavorare principalmente con artisti albanesi, a dire la verità, per dare un po' anche dell'energia a loro, per incentivarli un po'. E, ecco, forse nel futuro sì, però capisco che c'è una chiara, è una scelta, sì, è una volontà, assolutamente, sì. Bellissimo. Beh, anche con l'esterofilia sempre, no? Perché sì, infatti. Bravissimi. Grazie. Grazie. E poi anche qua ci sarebbe ovviamente, no, sapere appunto, no, qual è la collaborazione tra voi due e quanto il programma corrisponde magari a quelle esigenze che partono magari da un artista, no, rispetto a quello che deve essere un centro d'arte, un luogo d'arte. Però andiamo avanti perché il tempo, sì, veramente è tardissimo, sì, saremo brevi. Buonasera, io vi leggo il menù di stasera. E con l'altra opera. Non sarebbe male. Sì, il menù a Lecce. Saremo rapidi, sono due parole su Triad che penso che tutti voi conoscete. Triad appunto è nato nel 1983, anche la data di nascita è importante rispetto al discorso che farò a Scodere, e lui ha studiato a Macerata, per cui ha un rapporto, un'integrazione, forse un rapporto con l'Italia consolidato, e proprio da un punto anzi di vista, ne abbiamo parlato anche in questi giorni che abbiamo avuto l'occasione di scambiare,
ha una formazione sì appunto molto legata all'Italia, sono quasi, quanti anni sono presa in Italia? Ormai 15 anni, 20 anni, diciamo, dal 2001. Sì, però comunque lui ha rappresentato l'Albania al padiglione nazionale durante la Biennale di Venezia del 2019, ha fatto tantissime mostre appunto in Italia, sia alla Gamert di Bergamo, a Villa Medici, lavora anche molto con la Francia e poi anche al Centre Pompidou nel 2016. Attualmente è ancora in corso una mostra alla Galleria Nazionale del Kosovo, oltre a essere il appunto cofondatore di Arabel. Introduco rapidamente, mi sposto se no non si vedono le immagini, e tutto quello, la ricerca di Driant parte, ed è quello su cui appunto inizieremo con questa presentazione, questo archivio di immagini, da un'idea sia della caduta e quindi poi no, di lui abbiamo parlato tanto, no, di come combattere la forza di gravità, no? Quindi se da una parte c'è la caduta, dall'altro lato c'è sempre la possibilità o i tentativi, no, di comunque di, insomma, di risalire, rialzarsi e andare oltre. Scusate la rapidità, ma penso sia veramente tardi e penso sia importante chiudere con queste immagini. Sarò molto breve, no, però volevo veramente ringraziare Corea per averci invitato e siamo contenti di questo progetto. E come Arabel chiedevi anche se lavoriamo con artisti esteri, noi collaboriamo molto anche con l'Istituto Italiano di Cultura che grazie ad Alessandra Bertini ci ha sostenuto sempre in questo percorso, anche grazie a lei. E continuiamo, io ho scelto delle immagini perché riesco a parlare tramite immagini di più. Perciò vi scorro velocemente delle immagini che hanno qualcosa in comune. Non so se le immagini si possono tradurre dalle traduttrici. Allora, sono delle immagini molto importanti, alcuni li conoscete, alcuni no, alcuni sono indifferenti. E questo per esempio è il momento della caduta del monumento di Enver Hoxha nel 91, la piazza attualmente chiamata Skanderbeg. Questo è un altro momento. Queste sono tutte immagini che per me sono state importanti come bambino, perché in maniera mediatica ho vissuto diversi momenti proprio tramite la TV, non fisicamente, perché nascendo nel 83 vedevo tutte queste trasformazioni dentro casa, con i miei genitori, con mio padre che diceva vedrai che adesso l'Albania fra 5 anni diventerà come la Svizzera, figlio mio. E sono cresciuto con questo tentativo e speranza che qualcosa cambierà. E poi prima di partire per l'Italia ho visto che anche nell'Ovest c'è incertezza. Questo è un altro momento che tutti sappiamo delle Torri Gemelle, è un altro ultimo momento che sempre la gravità ci porta con i piedi per terra. E altre immagini, e la crisi economica, sono sempre cadute, un computer quando non funziona, e qua mi soffermo. Ero proprio a Roma anni fa quando visi una mostra dedicata ai Bruegel, tutta la dinastia dei Bruegel. All'improvviso dissi ok, in questo quadro c'è qualcosa di estraneo, perché abbiamo un paesaggio del sud Italia con gli olivi, molto pacifico, questi contadini che lavorano, coltivano la terra con le pecore d'intorno, e poi c'è un altro paesaggio che sembra, questo quadro è tagliato a metà, che sembra Nord Europa, no? Queste montagne ghiacciate, questo sole è proprio del Nord Europa, si vede sicuramente che il Bruegel, il vecchio, non era mai stato nel sud del mondo. Però fino qua, ok, interessante. Quando ho letto il titolo di questo quadro c'era scritto La caduta di Icaro. Wow, ho detto molto concettuale, come ci dicevamo, molto duchampiano, come dicevamo con Maria Licata. E proprio per me fu molto interessante scoprire che questo è l'Icaro. E mi chiesi quanti Icaro ci sono ogni giorno nel mondo, quanti tentativi ci sono, quante cadute ci sono. Spesso dico, una delle prime cose che impariamo quando siamo piccoli è cadere, il genitore che ci dice stai attento, occhio, non cadere, però non facciamo nient'altro che incontrare la gravità e iniziare a imparare a convivere con la gravità. È proprio questa gravità che noi ci fa portare al punto anche a parlare con la videocamera, uno da New York, l'altro dall'Albania, riesce a trasformare i pixel da un punto all'altro. Questa è sempre una lotta nostra con la gravità, con il luogo dove stiamo e ci spostiamo.
Questo è Dedalo con Icaro, queste sono immagini, come in generale Icaro viene sempre rappresentato in centro, no? Invece questo quadro è molto interessante perché per la prima volta viene rappresentato come uno di tanti Icari che ci sono. Infatti ci sono tanti Icari in ogni momento che noi parliamo, sappiamo molto bene, e tutte queste immagini che siamo tutti molto legati, anche questa io la chiamo la prima emigrazione mediatica, perché quando lessi una volta un articolo dice i primi albanesi che venissero in Italia, no, i primi albanesi mediaticamente, perché gli spostamenti sono stati sempre, cioè questa è un'immagine che noi ci portiamo molto forte, e tutti questi Icari, diciamo, questi piccoli e grandi tentativi. Mi chiedo, penso che ognuno di noi è fallito nella vita, ha tentato, come dice Samuel Beckett, cercare per esempio di fare l'artista e cercare il fallimento come nessun altro osi. In diverse mie opere, come Maria Licata ha citato, c'è questo utopia, sogno, fallimento, utopia e distopia, perché conviviamo con questi elementi. E come, per esempio, è molto magico il momento, penso che a tanti di voi vi è capitato, quando si ride e si piange nello stesso momento, no? E anche questi due elementi convivono come utopia, fallimento e sogno. E io sempre considero questi elementi come tipo due persone che si girano la schiena, uno e l'altro, non si vogliono mai vedere il pianto e il ridere, però ogni tanto questi qua si avvicinano e poi scoppia questo momento magico, si ride e si piange nello stesso momento, e poi si ritorna allo stesso punto dove eravamo. Per me è un po' così deve avere l'opera, diciamo, deve avere questo conflitto e questo aspetto poetico, non lo so, romantico, a volte sembra brutto come parola, però non dobbiamo perdere, diciamo, l'utopia, il sogno e il romanticismo, il volere di godere le cose che vediamo. How to fall, come cadere, ci sono diverse istruzioni, come questi disegni, dove io dico come, in quale posizioni ti devi portare il corpo quando stai per cadere. E qua ci sono diverse opere, come questo dell'arcobaleno, di queste tre persone che trovano questo pezzo di arcobaleno caduto dal cielo in terra, cercano di rimetterlo prima che il buio arriva. E ci sono, o c'è quest'altra opera, tutto questo gruppo di giovani perde la linea dell'orizzonte e cerca di ritrovarlo. O altri lavori, eccetera, eccetera, però per non essere too late, io faccio vedere un video che fa parte di una trilogia che si intitola When Dreams Become Necessity, quando i sogni diventano necessità, e faccio vedere l'ultimo video dell'opera che dura... E non so se si è caricato. Non si è caricato tutto, ok. Come facciamo? No, è sul sito. È sul sito. Con Tethering. Praticamente la trilogia inizia nel 2019 e si conclude nel 2014. La prima azione della trilogia è io tento di volare per creare una nuvola che scompare in pochi secondi. Poi la seconda è tento di... So che nel 2011 la Luna non era mai stata così vicina al pianeta Terra e dico ok, devo cercare di toccarla, perché ormai dicono che è facile arrivare sulla Luna, e mi butto da 50 metri con il bungee jumping per toccare il suo riflesso sul lago. E il terzo, che è l'ultimo, scopro che una cometa chiamata Lovejoy attraversa il perigeo del Sole e rimane intatta. E io mi chiedo, wow, magnifico, perché per tutti gli astronomi era magnifico questo evento, perché in generale le comete esplodono vicino al Sole, invece questa era rimasta intatta. Allora mi chiedo, anche noi un giorno possiamo attraversare il Sole? E come un supereroe mi metto da un punto all'altro della montagna e cerco di attraversarlo. E non lo so se... Allora se lo inizi da... Sì, ora sì. Sì. Sto cercando di caricarlo il più possibile. Lavoro molto con le trilogie, questa è la prima trilogia, ho finito la seconda trilogia che ho presentato anche da una parte della Biennale di Venezia, e adesso sto iniziando la terza trilogia, che non sono io più presente, non ci sono persone, ma ci sono tutti dei animali e robot costruiti. Però per me, come dicevo anche Maria Licata, fare arte non è fare un progetto,
e farò un percorso, un cammino. Perciò io spesso non so cosa farò, però so che seguo molto il caso e sono attento alle cose che accadono in continuo. Perciò spesso non mi piace definirmi engagement o politico o social. Penso che per esempio con Arabel quello che abbiamo fatto con Aiola è proprio fare, e poi con tutte le critiche che possiamo avere o con tutte le cose importanti che abbiamo fatto, però almeno c'è il fare, il lasciare qualcosa per noi, anche per me come artista è importante. È breve, 40 minuti, non so. Chi l'audio se si può alzare?